Oggi un bel AMRAP da 16 minuti con 3 movimenti diversi. Riscaldamento, warm up di oggi, sono 600 metri di corsa. Al rientro dalla corsa andiamo a vedere quelli che sono i movimenti che compongono il workout, che abbiamo detto è un AMRAP 16 minuti, cioè as many rounds as possible in 16 minuti. Di che cosa? Abbiamo 10 toes to bar, poi abbiamo 10 clean and jerk uomo 60, fanciulle 40 kg e poi abbiamo 200 metri di corsa. Conclusi i 200 metri abbiamo fatto un round, andiamo avanti a performare più round possibili per 16 minuti. Se ti manca qualcuna delle attrezzature che abbiamo appena descritto, quindi magari non ho la sbarra o non ho il bilanciere, non ti preoccupare, vai sotto a leggere in descrizione al video. Abbiamo le 3 modalità di allenamento: quella che ho appena descritto è la full equipment, poi abbiamo le altre 2, la home equipment, quindi se a tua disposizione hai solo una kettlebell, un dumbbell o una coppia di dumbbell e di kettlebell, oppure c'è anche la versione no equipment, quindi se puoi allenarti solo ed esclusivamente a corpo libero, quindi puoi farlo anche in questa maniera. Per quanto riguarda il cash out, quindi l'ultima parte dell'allenamento di oggi, andiamo a lavorare un pochino sulla plank. Faremo 3 sette, dove faremo 30 secondi di lavoro di side plank lato sinistro, 30 secondi lato destro, dopodiché avremo 30 secondi di riposo. Abbiamo detto tutto ciò per 3 volte. Mi raccomando, non perdetevi tutte le info che vi diamo su tutti i nostri social, che sono Instagram, Facebook, ovviamente oltre a questo canale YouTube. Iniziamo con 600 metri di corsa. 600 metri per il warm up, al rientro dalla corsa andiamo a vedere i movimenti che compongono il workout. Si inizia con i toes to bar, quindi dobbiamo appenderci alla sbarra, mani leggermente più larghe delle spalle, holle superman e poi ginocchio al petto, andiamo a toccare con entrambi i piedi contemporaneamente la sbarra. Possiamo fare i toes to bar oppure andare a scalare il movimento con dei knee to chest, quindi le ginocchia che vengono portate direttamente al petto. Dopo la sbarra abbiamo il bilanciere, sono 10 clean and jerk, 60 kg uomo e 40 donna. Il movimento più performante potrebbe essere power clean e push jerk, quindi partiamo spalla in linea col bilanciere, spingiamo con le gambe, riceviamo insieme a cosciata e poi drive under per il push jerk. Quindi setup iniziale, spalla in linea, schiena dritta, spingo, stendo l'anca, ricevo insieme a cosciata e poi di nuovo deep drive under. Ovviamente possiamo fare anche il movimento completo, appena lo riceviamo insieme a cosciata eseguiamo subito il jerk. Per concludere il primo round abbiamo 200 metri di corsa e andremo avanti così per 16 minuti facendo il numero possibile, maggior numero possibile di round. Per quanto riguarda il cash out abbiamo side plank, quindi 30 secondi in appoggio su un lato, in questo caso andiamo in appoggio sul lato sinistro, gomito a terra, piedi uno sopra l'altro, corpo teso, allontaniamo la spalla dall'orecchio, possiamo tenere il braccio lungo il corpo oppure con la mano rivolta verso il soffitto. Addome attivo, glutei attivi, gambe distese, 30 secondi da un lato, dopodiché 30 secondi uguale ma sull'altro lato, quindi gomito appoggiato, corpo teso, mano rivolta al soffitto e allontano la spalla dall'orecchio.